Dato che appunto siamo in famiglia, no, vediamo di fare una cosa abbastanza informale in qualsiasi momento, no? Ci mettiamo qua a chiacchierare, che forse è la cosa migliore. Sì, è vero, è la prima volta che parlo qua in università fuori dalle lezioni. Non è la prima volta che dei gruppi studenteschi mi chiamano, sempre clandestino però, no? Cioè, tipici sono, e chi c'è stato sicuramente li ricorda, incontri notturni nei pensionati. Cose di questo tipo, con tutto il pensionato possibilmente femminile, a chiacchierare di euro, di moneta, di economia, insomma cose molto belle. Qui no, né ci parlo ovviamente a lezione, perché io insegno intermediari finanziari e ho economia e mercato dell'arte, quindi economia e mercato dell'arte lo lasciamo da parte, proprio direttamente, no? È difficile parlare di quello. Intermediari finanziari. C'è tanta di quella roba da dire che come programma di base, poi alla fine li devo interrogare sulle opzioni o quelle robe lì, quindi non facciamo neanche tempo a parlare di euro, e né lo faccio perché sono sicuramente parte in causa di un particolare tipo di ideologia, per correttezza non la traspondo nelle lezioni di un corso di base, ecco, quindi dove non è che c'è da dire o da fare tante cose. È stato citato il coraggio per un professore della Cattolica di dire cose controcorrente, ma io rischio abbastanza poco, nel senso che sono fortunatamente per me molto libero. La mia carriera l'ho fatta, perché io ho iniziato, come magari qualcuno di voi sa, come fattorino in borsa, poi dopo ho scalato tutti i gradini possibili e mi sono ritirato nel 2008 dal lavoro, per cui io qua insegno in università come per dare qualcosa all'università, cioè quello che mi dà l'università me lo danno gli studenti, non me lo dà l'istituzione in sé per sé, meno che mai in termini di paga o cose di questo tipo, per cui non rischio niente, nel senso che il giorno che mi dicono no, qua non si può parlare di euro, boh, lo prenderò come una cosa strana, ma prenderò atto e va bene, cioè nel senso che farà più fatica all'università a trovare uno che sta lì di notte a correggere pile così di compiti e a spiegare stando sempre in primo quartile come soddisfazione degli studenti che io a trovare un altro che mi vuole ascoltare, insomma. Per cui da quel lato lì no, non rischio niente, per cui nessun tipo di coraggio. Certo, mi farebbe piacere che un'università che deve fare ricerca, anche oltre che didattica, sulla didattica penso di essere, mi baso su quello, i miei voti me li danno gli studenti. Sulla ricerca, secondo me, la ricerca non è spesso quella dei paper, dove si scrive una cosa e poi dopo 5 anni di rimpallo da una parte all'altra dove si limano le virgole, poi dopo arriva la pubblicazione in qualche oscura rivista di chissà dove. La ricerca è quello che l'economista dice o fa, dovrebbe misurarsi in diretta, specialmente quando ci sono delle emergenze. Se c'è una situazione particolarmente pericolante e una nave, un edificio rischia di cadere o similari, chi è esperto di statica, di ingegneria o cose di questo tipo, come risposta non dovrebbe fare un paper su come si salva un palazzo che è pericolante in quel momento e poi dopo vediamo cosa succede fra 5 anni. Dovrebbe dire subito se è un'idea buona o che ritiene buona per salvare la situazione, che cosa bisogna fare, no? Per cui, dal mio punto di vista, mi sembrerebbe corretto che l'università facesse tesoro di certe idee che sono, come si suol dire, non mainstream. Ma a dire la verità, mi sembra di vedere che il mainstream sta rapidamente evolvendosi, perché non è che mi sono svegliato ieri a dire dell'euro e dell'economia, mi sono svegliato qualche anno fa,
e venivo visto come matto. Venivo chiamato in televisione come, ogni tanto, non so, si chiama quello del, che vede i fantasmi o cose di questo tipo, no? Cioè arriva e dice, ma pensi un po' che c'è persino uno, no, che dice che la crisi succederanno così, cos'ha, no? E vi andare, no? Questo qua. Io di mio, a mia volta, non è che mi sono svegliato prima degli altri e quindi ho il merito, la coppa, no? Bravo Borghi, hai capito tu prima degli altri cosa succedeva, perché io mi sono limitato a mettere assieme degli elementi assolutamente normali dal punto di vista della teoria economica. Non è che ho scoperto chissà che cosa, mi sono sentito un po' a un certo punto come il bambino quello della favola del re nudo, cioè non è che, cioè, sto dicendo che c'era uno senza vestiti su un cavallo, non è che ci vuole uno scienziato. Il problema è, secondo me, invece, chi prima continuava a non accorgersi di questa faccenda era scusato, perché anch'io tutto sommato prima di svegliarmi non me ne ero accorto. Diventa, secondo me, di giorno in giorno più inquietante chi oggi, dopo che certi argomenti sono stati messi sul tavolo, insiste a non voler guardare, neanche a voler discutere. Quello è un problema, perché posso capire che uno abbagliato da una certa efficacissima retorica eurista, no? Diciamo così, dicesse, e caspita, no, il mondo è così, va tutto bene così, no, devi andare, ci sta. Però il problema è nel momento stesso in cui tu discuti di alcuni punti che dovrebbero essere inoppugnabili dal punto di vista della teoria, il rifiuto di volerlo considerare. E io che non sono mai stato complottista, mi trovo sempre più a disagio nel vedere certe persone che mentono smaccatamente. Perché, ripetiamo, ci sono delle opinioni, e quelle sono sacre. No, per esempio, io non ho mai avuto niente a che ridire con uno che mi dice, ah, tu la fai facile, ma se usciamo dall'euro sarà un casino, perché porta gli argomenti, al momento ci saranno i mercati che panicano, poi dopo di quello, può essere, cioè nel senso, lo vedremo quando succederà, perché succederà, ma succede, non è un'opinione, succederà, però quello che succede, però dal punto di vista dell'analisi delle cause o dei fatti o così di questo tipo, purtroppo ci sono determinate cose che non sono opinioni, sono fatti, e mi scontro con delle persone che dovrebbero avere una forte cultura economica che invece mentono in modo spudorato, e allora a quel punto mi spavento. Perché, per esempio, se vedo in televisione qualcuno che dice un giorno che era salito lo spread, no? Famigerato spread, salito lo spread, dice tutte le rate dei mutui saliranno. Ma allora a quel punto lì io dico, ma non capisco, nel senso, se è un ignorante che mi sta dicendo questa cosa, allora a quel punto lì posso capire, ma se tu sei un professore di economia, sei un accademico, cose di questo tipo, che mi dici che tutte le rate dei mutui saliranno quando sai benissimo che non esiste un mutuo in tutta Italia, di tutti quelli più fantasiosi e rovinati in mondo, che si è indicizzato lo spread? Non capisco se tu stai mentendo, cioè se hai rubato la carica, diciamo così, no? E quindi in realtà sei proprio ignorante, nonostante tu sia chissà che, oppure stai mentendo, dato che non voglio credere che ci siano delle persone di tale, con tali qualifiche accademiche, di tale livello di ignoranza, suppongo che mentano bella posta, e allora a quel punto lì io mi preoccupo. Non vorrei niente di meglio che un dialogo aperto o che un confronto di opinioni che mi dimostri che questo che io dico non va bene, perché io con l'euro ci sguazzo. Cioè, se rimanesse l'euro, per me personalmente, Claudio Borghi, festa, sono tendenzialmente benestante. I prezzi scendono. A me che me frega, cioè, in ogni momento che va avanti, i miei risparmi, il mio denaro, la cosa vale di più. Però, a un certo punto, uno dice, ma può essere utile questa mia privata convenienza in questo momento rispetto all'euro o non dura? La mia risposta è che non dura, perché nel momento stesso in cui
questa struttura, questo sistema economico è destinato a crollare, perché non è possibile tenere ancora a lungo una situazione del genere. E poi dopo, però, quando cominciano ad esserci dei forconi per strada, dei tuoi soldi non te ne fai poi mica tanto. Il tuo intento dovrebbe essere vivere in una società sana, in una società che prospera, in una società che cresce, persino in una società dove magari, orrore, c'è l'inflazione che danneggia i miei risparmi se non li so gestire bene o cose di questo tipo. Pazienza, ma l'importante è che stia in piedi. Così invece non sta in piedi, ma anche un pazzo si rende conto che così non sta in piedi. Ma vi vedete intorno, girate, vedete che sta appassendo tutto, sta appassendo tutto, ma appassisce economicamente e anche moralmente. C'è la gente triste. Noi siamo sempre stati in uno stato con grossi difetti economici, strutturali, politici, cose di questo tipo, ma siamo sempre stati una nazione felice. Io questa felicità non la vedo più. Vedo il pericoloso spostamento da un'idea che il domani sarà meglio a una situazione di pensiero che domani sarà peggio. E mi dispiace, ma una situazione del genere va vista come interpolazione grafica della regressione, no? Cioè, a un certo punto, se anche io devo tirare una retta a termine sulle mie speranze, no? Per il futuro, se anche la differenza è piccolina, cioè ho due punti, da 0 a 0,1 e poi dopo interpolo per vedere dove si va, a crescita, in ogni caso, poi dopo la differenza è ampia. Se da 0 a meno 0,1 invece sono i miei due punti adiacenti, l'interpolazione mi porta nell'inferno. Lo spostamento di segno delle aspettative non è indifferente. Io posso tranquillamente dire che ci può essere differenza fra le mie aspettative eccessive di salita, no? E delle aspettative invece molto modeste di salita. Va bene. Ma dalle aspettative pur molto modeste di salita a aspettative di declino, purtroppo c'è tutta la differenza del mondo. È uno Stato, è una popolazione che è convinta che andrà peggio, mi spiace, non va da nessuna parte. Non si fa impresa. Chi mai può pensare di mettere su una ditta, un'attività economica, pensando che domani sarà peggio? Nessuno. Nessun modello economico di valutazione di azienda sta in piedi con aspettative perpetue di decrescita. Qualsiasi modello, io non sono mai stato un gran modellista, però in una maniera o nell'altra, se tu hai un'attività economica gli metti una crescita negativa, a quel punto non sta in piedi qualsiasi cosa io possa fare. Ed è evidente che se io ho aspettative di decrescita non faccio impresa, e cosa faccio? Emigro. E purtroppo l'emigrazione non mi sembra che sia un modello a cui dobbiamo puntare. Oppure, non so, spes ultima idea. Però cosa faccio? Metto su un'azienda sperando? Poi c'è la disoccupazione. Quindi, quando io vedo che ogni dibattito si sofferma su degli aspetti che sono secondari, inutili, minimali o cose di questo tipo, veramente provo una grande amarezza. Provo una grande amarezza perché in una situazione così grave, cioè dove siamo così vicini, se non l'abbiamo già passato, il punto di inversione delle aspettative, che dal punto di vista sociale è una cosa gravissima, vedo che si parla di tutt'altro, si parla di situazioni, cose, espedienti, idee che o non servono a niente, o sono dannose, o alla peggio servono a guadagnare tempo. Ma signori, guadagnare tempo non serve veramente a nulla, perché
non è una crisi congiunturale, è un momento così, poi dopo cambiano le cose e ricominciamo a crescere come prima. E no, mi spiace, ma non è così. Siamo gli unici in crisi. La mentalità provinciale italiana fa pensare che tutto, c'è la crisi, tutto il mondo è in crisi. Solo l'Europa del Sud è in crisi. Non l'Italia, l'Europa del Sud è in crisi. Ma andate a Londra. Vi posso assicurare che avrete tutte le impressioni possibili, perché uno a un certo punto può anche non apprezzare lo stile di vita inglese o cose di questo tipo, ma non è un posto in crisi. Non lo è, ma non lo è neanche con la fantasia, neanche se metto gli occhiali neri per cercare di vederlo in peggio. Poi, per carità, uno magari può non apprezzare certe parti del boom economico, boom, della crescita inglese, può dire che magari, non so, ci sono troppi arabi, troppe limousine, troppo quello che vuoi, però crescono. Non vi dico ovviamente in giro dalle altre parti del mondo, perché no, qua stagnazione, ma peggio della stagnazione giapponese. Cioè, noi abbiamo visto, come esempio, la lunga stagnazione giapponese, che tra parentesi ci stanno dando anche qualche idea su come si può quantomeno tentare adesso di venirne fuori. In Giappone c'era la stagnazione, ma non era triste la popolazione. Di base, semplicemente, si stavano riconvertendo, stavano facendo, ma non c'era questa recessione, questo declino. Per cui io veramente divento molto triste ogni volta che mi trovo a fare un dibattito dove mi aspetterei di fronte delle persone che si siedono in modo sincero, con altre opinioni rispetto alle mie, ma che meditino delle soluzioni di lungo termine, radicali, definitive a questa situazione, e invece dall'altra parte trovo piccoli interessi momentanei che non vanno da nessuna parte. Vi faccio un esempio fra tanti. Mi trovo settimana scorsa a un pranzo segreto. Ogni tanto, così, se sei un personaggio minimamente conosciuto, ogni tanto ti invitano ai pranzi segreti. Era così segreto che avevano provveduto a metterlo sul Corriere della Sera, no? Cioè, dice, ma allora oggi vai a pranzo io. Chi te l'ha detto? Ma c'è sul Corriere. Bene che era pranzo segreto, va bene. Pranzo segreto con un gruppo di imprenditori. Prende la parola il leader di questo gruppo di imprenditori, una delle tot sigle, no? Con cui gli imprenditori si dividono, e dice: noi abbiamo giro di tavolo, no? Così per presentare. Ero seduto di fianco a Mannheimer, no? Per quello dei sondaggi. Abbiamo un tre punti per ricominciare. Così, il primo punto, quello fondamentale, è la corruzione. E io già lì capivo che si andava a finire molto male. Allora, il primo punto è la corruzione, tutti cannuivano, no? Così come dei somari. Poi dopo c'era non so che cosa, perché ho smesso di ascoltare dopo la corruzione, no? Allora a un certo punto lì il cuneo fiscale, la spesa pubblica, adesso non so, una roba di quel tipo. Va bene. Risultato arriva a me, al mio giro di tavolo, e fa: cosa ne pensa? Faccio: ma grazie per avermi invitato, il pranzo è buono. Voi eravate attivi negli anni 80 come imprenditori? Sì. No, non ve lo dico perché mi sembrate vecchi, ve lo dico semplicemente perché a occhio mi sembrate che eravate, insomma, è possibile che siate attivi. Come andava? Spettacolare, quelli sì che hanno grandi anni. Io pensi che negli anni 80 ho fatto 4 volte i capannoni che avevo, faceva così questo tipo, no, lì sì che si buttavano veramente le radici, certo che c'era voglia, altri tempi. Ecco, scusi, negli anni 80 c'era la corruzione? Certo che c'era la corruzione, le mazzette si giravano, anzi lì proprio era assolutamente la luce del sole, perché non c'erano mica tutti i controlli che ci sono adesso e ti beccano subito. All'epoca proprio bonifico, no? Devi andare così, no?
E tanto che parlava, no? Io, questo, ma proprio sereno, si era lasciato andare in un elogio, no? Lì sì che allora si pagava bene che c'era il tariffario, no? Voglio fare una tangenziale, eccola! Ma c'è tutto contento. Io tanto che lo guardavo, e allora che cazzo mi rompete le palle sulla corruzione? Non dico che, non che vada bene, andrebbero tutti in galera i corrotti, li odio. Ma non c'entra niente con le cause della crisi. Ma secondo voi in Cina sono onesti? Ma qualcuno che ha mai provato a fare un po' di affari internazionali, ma con questi paesi qua che crescono tantissimo, in Brasile o cose di questo tipo, ma secondo voi non girano le mazzette? Ha provato ad andare al cinese e dirgli scusi, no, ma sa, noi lo facciamo perché il prodotto è buono, per lei non ce ne sono, facciamo sì, sì, ciao. Quelli poi dicono che la colpa della casta poi è fantastico, no? Perché come, prima non c'era. Poi in India ce ne sono tre. Pure crescono. Allora, no, ma è incredibile, cioè il tempo che si perde dietro a cose che possono, so, come se uno, e poi ti accusano perché dici, ah, tu sei favorevole alla corruzione, e adesso finché sono su Twitter li posso segare, gli dico vabbè, ok, una delle regole è non mettermi mai in bocca cose che non ho detto, ti clicco e via andare. Di persona su un dibattito non posso fargli aprire una botola sotto, no, e farlo sparire, però l'intento sarebbe, perché non è che se tu mi dici, ah, la corruzione è colpa, cioè la crisi è colpa degli omicidi, allora ti dico no. Ma tu sei favorevole agli omicidi, cioè adesso va bene Schopenhauer, ma cioè, siamo un pochettino più grandi. Quindi sulle cause, per la maggior parte dei casi, abbiamo spazzatura, spesa pubblica improduttiva, a parte che la spesa pubblica improduttiva, anche l'altro giorno, una mattina, diventavo matto, è quella di un falò. E non ho visto che organizzano periodicamente dei falò di banconote, no? O cose di quel tipo lì. Se io anche, quello che dico, se io anche pago qualcuno per guardare le stelle, è una spesa pubblica fatta male, perché è ovvio che piuttosto di guardare un osservatore notturno, sarebbe meglio pagare un ricercatore. Però questo osservatore notturno, appena finito di contare che in quell'angolo lì ce ne sono 40.000, no? O cose di questo tipo, poi esce e va a comprarsi il panino, va a comprarsi il vestito, le mutande, cose di questo tipo, dal negozio di un efficiente lavoratore privato. Sarebbe meglio lasciargliele direttamente al lavoratore privato, sono d'accordo. Detto questo, però, se non creo delle condizioni per l'occupazione, questo che fa? Dovrei cominciare a ragionare su che cavolo fargli fare, no? O mettere le condizioni perché ci sia lavoro, come c'è sempre stato. So, qua nel Nord Italia, adesso non è che voglio inventarmi cose strane, ma fino a non troppo tempo fa, se uno non lavorava era perché non aveva voglia di lavorare. Adesso, se uno lavora è perché è fortunato. Non è che siamo diventati tutti scemi improvvisamente, non è che siamo diventati tutti lazzaroni improvvisamente, non è che siamo diventati tutti schizzinosi improvvisamente. Io avevo un collega che a un certo punto è stato licenziato, e nel mentre che trovava un lavoro più adatto alle sue capacità e cose di questo tipo, andava a scaricare le casse all'S lunga. Ma l'ha trovato il giorno dopo il lavoro all'S lunga. Adesso non trovi neanche quello, ma neanche se vuoi. 40% di disoccupazione giovanile significa che il lavoro, molto banalmente, non c'è. E se non c'è, non c'è neanche se tu sei messo e ben disposto. Quindi quando uno arriva e mi dice la spesa pubblica è improduttiva, la mia mano corre al martello. Perché quando tu sei in recessione, la spesa pubblica va aumentata, non diminuita. E lo dice uno che non ha nessuna simpatia per la spesa pubblica, mai ricevuto un centesimo io dallo Stato.
Detto questo, abbiamo visto cosa hanno fatto gli americani, che pur non è che Obama, stiamo parlando di un genio del male, però erano in crisi totale, tutto il pacchetto dello stimolo economico di Obama, meno tasse, più spese, indirizzata secondo sua scelta soprattutto sulla spesa sanitaria, Obamacare, cose di questo tipo. Va bene, cioè, scelte personali che uno può fare, non è meglio uno meglio l'altro, però intanto se sono venuti fuori erano un casino molto peggiore rispetto al nostro potenzialmente dal punto di vista come punto di partenza economico, perché avevano fatta veramente stragrossa con i mutui subprime e in generale con il tipo di finanziarizzazione dell'economia. Ne sono fuori. Guardiamo in Europa, c'era la Spagna, il livello di spesa pubblica bassissimo, non mi risulta che hanno una posizione molto differente rispetto alla nostra, anzi quando anche pure peggio. Debito pubblico, è colpa del debito pubblico, e anche lì fortunatamente insieme con noi sono saltati Irlanda e Spagna. Debito pubblico zero, nostro debito pubblico sempre stato lì, mai stato un problema. Questo qui è una tattica di confondere le acque, cioè vale a dire abbiamo avuto sì un problema noi col debito, con la famosa crisi dello spread, ma è stata una cosa che si è avvitata sulla crisi precedente, vale a dire sopra la malattia cronica c'è stato il problema acuto dello spread originato politicamente, perché abbiamo visto cosa è bastato per farlo andare via, whatever it takes. Una banca centrale che molto banalmente comincia a fare il lavoro che ogni banca centrale fa, basta, finito il problema dello spread, non c'era né cose né fondi salvastati né tutte quelle robe lì che sono state messe, servono ad altre cose, altre. Come risolverlo? Sentiamo ogni genere di idiozie, perché partono proprio da analisi che sono sbagliate. Allora uno dice, se io parto dicendo che il debito pubblico è un problema, vale a dire diagnosi sbagliata, la cura sarà sbagliata, e in certi casi è sbagliata clamorosamente. Quando arriva uno e dice, facciamo questa la telefonata recentemente, no, fatta, facciamo una bella patrimoniale di 400 miliardi, no, così siamo a posto. Ma benedetto Dio, ma ora tutti i contanti esistenti in Italia, compresi le mazzette di banconote da 500 euro ormai dentro nelle cassette di sicurezza Lugano, no, e cose di questo tipo, perché chi usa più tutte le banconote da 500 stampate, signora, se noi prendiamo tutte quelle banconote lì da tutte le parti, tiriamo a zero anche le monete e così via, da tutte le parti sono 110 miliardi, no? Ma se il ricco, diciamo così, prende e vende dei beni per pagare le tasse, perché fisicamente il contante non ce le ha, quindi significa che deve vendere qualche cosa, no? Ma chi gliele compra? Io vendo una cosa, sono ricco, vendo a chi? Al povero, che ovviamente essendo povero non ne ha per poter comprare il bene del mio ricco con cui io posso poi pagare le tasse del fenomeno. Perché cosa? Per abbattere il debito pubblico. Ma signori, ma il debito pubblico è già nelle mani nostre. Questo veramente mi fa impazzire. Io incontro della gente sempre che ha una visione della partita doppia, della ragioneria monocorde, no? C'è solo il debito. Ogni tanto, io vengo dalla borsa, ogni tanto incontravo dei soggetti che mi dicevano, oggi vendevano tutti. Come oggi vendevano tutti? Metà vendono, metà comprano. Se tutti vendono e nessuno compra, vi assicuro che non si scambia niente in borsa. Zero scambi. Qualsiasi scambio ci sia, anche con i prezzi a meno 10, non sono vendevano tutti. Metà vendono, metà comprano a prezzi differenti rispetto a quelli di ieri. Stessa cosa, il debito
così come monade, come entità astratta, non esiste. C'è un debitore, ma c'è un creditore. E chi è il creditore del debito pubblico? Ma siamo bene ancora noi. E quindi, detto in altra maniera, il debito pubblico è ricchezza privata. Ma se io prendo e stato e colloco un BTP, un milione di euro di BTP, e questo BTP viene comprato da cittadini, pensionati, banche, cose di questo tipo, ma neanche pensano loro che potrebbe non esserci. Per loro sono soldi. Chiunque ha dei risparmi che li ha investiti in BTP, lui dice: quanto hai tu? Gli si chiede: quanti soldi hai? Lui penserà: hai 300 euro che c'è nel portafoglio, ma hai 10.000 che c'è in banca investiti nel BTP, no? E dice: ho 10.000 euro. E noi pensiamo di riuscire a creare ricchezza passando le cose da una tasca all'altra, da una parte all'altra. Ma di che stiamo parlando? Se poi fosse oltretutto tutto fra gli italiani, vabbè, ce la potremmo anche ragionare. Ma noi sappiamo benissimo che nel momento stesso in cui noi facciamo la patrimoniale per rimborsare poi dopo dei nostri crediti, in parte è una compensazione interna, no? Ma dove chi riceve una compensazione non riceve nulla di più di quello che credeva già di avere. Non è che se io faccio la patrimoniale per abbattere il debito pubblico e il pensionato che aveva 10.000 euro nel BTP ne trova 12.000. Già era convinto di averli. Quindi a chi vengono tolti i soldi se ne accorge benissimo che non ci sono più. A nessuno appariranno come dati questi soldi qua utilizzati, diciamo così, per abbattere il debito pubblico. In compenso, a chi li aveva all'estero saranno saldati i suoi crediti, no? Che ovviamente poi si guarderà molto bene dal rinnovare, dicendo: abbiamo spolpati una volta. Come fa uno a pensare che un debitore sia affidabile se vende tutto quello che ha per ripagare una parte dei suoi crediti? Voi prestereste dei soldi a qualcuno che si è rivoltato anche le tasche, no, con l'ultima moneta fino alle tarme per ripagare parte dei vecchi suoi debiti e adesso non c'ha più nulla e continua però a chiedere soldi a prestito? Voi glieli date? Io no. Quindi chi vi dice che rimborsando 400 miliardi dei 2.000 miliardi del nostro debito grazie a una patrimoniale poi dopo avremo credibilità, mi sta mentendo. Ogni debito che poi dopo bisognerà collocare sul mercato saprà che sarà collocato da un paese allo stremo e dove non sarà più neanche possibile ripetere la cosa, perché ovviamente magari lo puoi far presso una volta il cittadino, ma non due, perché sennò altrimenti, se ogni ricchezza privata diventa passibile di confisca, uno che sta qua a fare già se ne va ad aggiungersi alle schiere di quelli che già se ne sono andati. Quindi non ci sarà nessun centesimo di credibilità in più dopo aver fatto patrimoniali, dopo aver fatto tasse, cose di questo tipo. L'unica credibilità che uno può portare a casa è la crescita, l'unica. E non c'è neanche la storia precedente, vale a dire il mercato non ha memoria. Il mercato mette i suoi soldi e mette i suoi investimenti dove pensa di guadagnarci. Chi vi dice: ah, ma se svalutiamo poi dopo nessuno ci farà più credito? Se svalutiamo e il mercato in generale, gli investitori internazionali pensano che da lì si incomincerà a crescere, ci riempiranno di denaro. E qui arriviamo alla crescita. Come cresco? Di sicuro non con le tasse. Di sicuro non con i tagli. Allora a quel punto uno dice: perfetto, siamo a posto. Noi, questa
leggenda dell'evoluto, no? Quindi uno che ha già fatto un pochettino di stradina, no? E è convinto di essere più intelligente degli altri, andiamo in Europa, battiamo i pugni sul tavolo e diciamo che noi non interessano più i parametri, l'austerità e cose di questo tipo, e cominciamo a spendere. Ma come ogni tanto dico, se andiamo là con l'intento di battere i pugni sul tavolo ci daranno due bongo per intrattenerli, no? Ma vediamo cosa può succedere se sono in questa eventualità. Allora, l'economia spesso e volentieri finisce a numeri, che è una brutta roba, no? Potete andarveli a vedere personalmente, fidatevi sulla parola in questo momento, che sono così. Da quando l'Italia è entrata nell'euro, la sua bilancia commerciale nei confronti del resto dell'eurozona, vale a dire la differenza fra quanto l'Italia importa e quanto l'Italia esporta, è andata progressivamente in negativo per cifre importanti. Gli altri paesi che sono saltati prima, segnatamente la Grecia, sono andati in negativo per cifre enormi. Un paese, a caso, Germania, è andata in positivo per esattamente lo stesso sbilancio di cifre. Poi dopo il misto, per carità, c'è dentro anche un po' di commercio extra UE. Ma il risultato finale è che se noi sommiamo più o meno quanto andava in deficit il Sud Europa e quanto andava in surplus la Germania, più o meno otteniamo la stessa cifra. E stiamo parlando di centinaia di miliardi all'anno, per un totale cumulato, da quando è iniziato l'euro, di circa 1.600-1.700 miliardi. Chiaro di che grandezza stiamo parlando, eh? Non è che stiamo parlando di 150 milioni della mini IMU, dei 40 miliardi dell'IMU, tutta parlando, stiamo parlando di 1.500, 1.600, 1.700, gli ultimi dati che avevo io sui miei grafici erano 1.500, mandato avanti il surplus negli ultimi anni, quindi diciamo 1.700 miliardi. Ora, se io vado in deficit, vale a dire, se io esporto di meno di quello che importo, questi soldini con cui io compro i beni esteri che sto comprando, qualcuno me li deve dare, no? Perché non c'ho la pompetta che mi tira fuori i soldi dal terreno. Come faccio io a prendere questi soldini per pagare l'eccesso di prodotti esteri rispetto ai prodotti italiani che nel a sbilancio io sto acquistando? Facile, col debito. Quindi la situazione è la seguente, no, quadrettino di come è stata l'Europa dell'euro all'inizio. Tu hai uno Stato come l'Italia la cui industria va progressivamente indebolendosi perché si ritrova una moneta troppo forte rispetto alla sua economia e va progressivamente fuori competitività. E va progressivamente fuori competitività perché non tutte le imprese sono uguali, cioè non c'è solo la Ferrari, che sarà l'ultima ad andare in crisi, no? Perché chi se ne frega, la gente a un certo punto la Ferrari, se anche gliela fai pagare 450.000 euro invece di 400, l'acquirente di solito la trovano, no? Però ci saranno tante aziende, quelle che hanno magari un margine dell'1%, quelle che hanno del 2, del 5, del 10, del 15, del 40, del 50, no? Così via, a scalare. Non tutte le imprese sono le imprese d'eccellenza, non esiste il mondo dove c'è solo l'eccellenza. C'è anche quello che è un pochettino, che ce la faceva appena appena. La tua moneta, vale a dire la maniera con cui il tuo prodotto viene visto all'estero come prezzo, diventa man mano troppo forte rispetto a quello che sarebbe quella giusta per la tua economia. Comincia a saltare quello che è al margine dell'1%, poi del 2, poi del 4, poi del 5, e man mano sono saracinesche che si chiudono, no? Trunk, 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 ogni mattina, e sale la disoccupazione, no? Sempre più debole il tessuto industriale.
Dall'altra parte arrivano, dato che però i tassi sono bassi, non c'è rischio di cambio, così, questo tipo arriva un sacco di prestiti. Quindi tu compri prodotti esteri, dato che compri prodotti esteri, le robe prodotte in Italia non vendono, chiude la fabbrica di quella prodotta in Italia, ma arrivano dei prestiti, e allora cosa succede? Perché questi soldi poi dopo depositati per i prodotti comprati all'estero vengono prestati poi dopo all'Italia, perché a quel punto non è affidabile, via banche tedesche, arrivano dei soldi gratis, la gente fa dei mutui, costruiscono le case, no? Cioè sembra una figata, allora arrivano i palazzinari, allora dice ah che bello, guarda chiudo la fabbrica, tiro su un cantiere, sono convinto che per me è uguale la cosa. No, non è uguale la cosa, mi spiace, dopo che hai finito di costruire la casa poi che ci fai? E allora cosa succede? Al momento sembra che vada tutto bene, anzi, quando sono di più i soldi che arrivano in prestito rispetto a quelli che tu stai perdendo per la tua produzione normale, ti sembra che i soldi crescano dagli alberi. Dici, caspita, ma guarda te, no? Cosa che succedeva ogni tanto, magari qualcuno nel 2005-2006, se uno si guardava intorno, diceva, boh, ma io vedo tanta gente qua che, non so, mi sembra che i soldi vengano fuori da non si sa dove. No? Risultato? Tu ti indebolisci e ricevi droga. Sempre più debole, sempre più drogato, sempre più debole, sempre più drogato, va, a un certo punto si rompe, smette la droga oppure crolla il tuo fisico. È successo nel 2011 per noi la botta finale, per gli altri è cominciato nel 2008, vuol dire quando hanno cominciato poi a togliere i prestiti perché le banche tedesche si sono spaventate e hanno preso quell'enorme mazzata da subprime, perché ovviamente passava in giro tutto il mondo, non mica solo noi, enorme mazzata da subprime americano, lo Stato tedesco ci ha dovuto mettere 300 miliardi per tenerle in piedi, per la serie noi gli aiuti di Stato non li diamo, no? Quindi 300 miliardi per salvare le loro banche che sennò esplodevano, e ovviamente smettiamo di dare prestiti a l'Italia e agli altri. A quel punto finisce la droga e tu rimani solo ed esclusivamente con il tuo indebolimento fisico dell'industria fuori mercato. Questa è la situazione dove siamo adesso. Se per ipotesi noi ricominciassimo a spendere, compreremmo beni esteri. E quella è la cosa che non capiscono. Dai in tasca 100.000 euro a uno e questo compra la BMW. Noi siamo riusciti ad abbattere in questo momento la differenza fra deficit e surplus, no? Sulle partite correnti del commercio, uccidendo la domanda interna. E c'è quel genio di Monti che ha il coraggio pure di dirlo in un'intervista. Perché lui qua in Italia diceva determinate cose, all'estero ne diceva altre, no? Però l'inglese lo capiamo anche noi. We are actually destroying internal demand. Ma bravo! Come se non ce ne fossimo accorti. Perché ti alzano l'IVA? Non so se avete notato, no? A un certo punto l'IVA, no, non si alza l'IVA, poi all'ultimo momento hanno fatto un casino, un rimpasto, così questo tipo, in modo tale da fare confusione, da far parlare d'altro, no? E l'IVA è passata. Rialzano l'IVA per abbattere i consumi interni, in modo tale che tu smetti di consumare, e allora se i tuoi consumi interni passano da 100 a 80, tu emetti che siano metà prodotti in Italia e metà prodotti all'estero, tu hai 10 meno di importazioni. Le esportazioni non vengono toccate perché dalle altre parti mica fanno l'austerità. E allora cosa succede? Le esportazioni sono sempre quelle, perché ovviamente dipendono dagli altri, anzi crescono magari un po' perché il resto del mondo no, va meglio. Tu abbatti la domanda interna e quindi abbatti le importazioni ed ecco che il tuo deficit e il tuo surplus, no, fra importazioni e esportazioni si pareggia, che è quello che è successo. Stati di clamoroso successo le politiche, le Montinomics, diciamo così, nel pareggiare la bilancia dei pagamenti. E peccato però che è tanto intelligente quanto uno zoppo se gagli l'altra gamba, perché così facendo è più simmetrica, no? Cioè così facendo puoi rimbalzare meglio sulle ginocchia.
Ah, poi tieni presente che poi tanto fra un po' sappi che ti si consumerà ancora un po', no, la coscia, e poi dopo però sereno, che ti seguiamo a linguine anche quell'altra. Quindi noi in questo momento siamo pareggiati come bilancia dei pagamenti solo ed esclusivamente per l'austerità. E più si va avanti e peggio dovrà diventare la situazione. Più austerità per compensare una continua decrescita, no, dell'economia, più recessione, con l'intento neanche troppo nascosto di costringere, sempre per tirare avanti in questo sistema sballato che non può andare avanti, di costringere con l'arma della disoccupazione voi, io ripeto ormai sono fuori, voi ad accettare salari da fame. Perché a quel punto uno dice, benissimo, se io invece di pagarti 1000 al mese ti pago 400, magari torno un pochettino più competitivo. Tattica Electrolux, no? Cioè, sai cosa c'è di nuovo? Le lavatrici prodotte qua costano 30 euro, hanno detto, in più rispetto a quello che sarebbe profittevole, no, per la nostra azienda. Per cui vi assumo a metà del... cioè, dovete accettare un taglio del 50% dei salari. Bello. Ora, io non ho mai pensato che qualcuno debba avere un salario, diritto al salario, così così. Io ho sempre pensato che il lavoro debba essere di contrattazione aperta, no? Perché alla fine a un certo punto uno non è obbligato a pretendere salario, come datore di lavoro non è obbligato a pagare fuori mercato uno perché, boh. Però ci devono essere delle regole eque. Non puoi tu creare un ambiente di lavoro, un ambiente economico marcio e sbagliato e poi dopo vedere di rifartela sui lavoratori per tenere in piedi una cosa che non funziona. E se fosse poi una soluzione, ma sappiamo che non lo è per un motivo strabanale, perché se io prendo di mezzo i salari o le pensioni, perché tanto poi alla fine anche lì andranno, già il fatto che le bloccano, l'indicizzazione bloccata per chissà quanto è semplicemente diretta conseguenza di tutto questo, e fra un po' le segheranno le pensioni, se le segheranno. Comunque tu non puoi pensare che prendi un lavoratore e gli dai improvvisamente metà dello stipendio e hai risolto il problema. Per un motivo banale, che quando questo lavoratore qua prende la busta paga dimezzata, la sua rata del mutuo è sempre lì. Il latte costa uguale. Il pane costa uguale. E lui ha metà dello stipendio. E la sua prospettiva non è che però poi dopo cresce. La sua prospettiva è che fra un po' altra animata. È la strada greca. Questo è quello che in questo momento è la politica che ci vogliono far fare. Austerità per bilanciare le partite correnti, tasse patrimoniali per ripagare crediti all'estero, di cui noi non c'entriamo nulla, no? Perché io dico, faccio la tassa patrimoniale per ridistribuire, capirei, tassa patrimoniale per ridistribuire dal povero al ricco, no? E deflazione salariale per convincere a recuperare competitività. C'è un'altra soluzione? C'è una via all'esterno? C'è un'altra soluzione. È peggio o meglio? Vedete un po' voi. Se noi avessimo la nostra moneta, supponiamo che un'ipotetica moneta italiana, il tallero, il fiorino, non so che cosa, domani esistesse, probabilmente varrebbe il 20% in meno rispetto all'euro. Dico una cifra plausibile, no? Ecco, la lavatrice prodotta dall'Electrolux, la lavatrice cosa costa? 300 euro circa, no, diciamo 300 euro per un modello basic, no? per costo all'ingrosso, insomma, perché la fabbrica ovviamente ragiona all'ingrosso. 300 euro significa che all'estero quella stessa lavatrice, se espressa in moneta, col prezzo espresso in nuova moneta, costa 60 euro in meno, e sono i 30 per il profitto della fabbrica più 30 in aggiunta, che a quel punto renderanno
conveniente produrre in Italia, e significa che l'Electrolux non solo non licenzierà la gente e non avrà bisogno di tagliare nessun tipo di stipendio, ma chiamerà ulteriore produzione in Italia, aprirà un'altra fabbrica di fianco a quella, farà lavorare più persone, perché è un margine di 60 euro a ogni lavatrice che produce, non perde 30. E però uno dice sì, ma la svalutazione è una perdita in ogni caso di ricchezza, di potere d'acquisto. Sì, ma è una perdita di potere d'acquisto sui mercati esteri. Quindi significa che quel lavoratore lì non paga la rata del mutuo con una banca in Canada e non va a comprare il pane e il latte a Francoforte. Quel lavoratore lì va a comprare il pane e il latte a Udine, dove cavolo è la fabbrica dell'Electrolux, e ha un mutuo con una banca italiana che ovviamente verrà convertito esattamente nella stessa valuta nuova. Quindi per lui il suo mondo, il giorno dopo che noi avremo una nostra moneta, non muta di una virgola, esce e non si accorge di niente, se ne accorge solo ed esclusivamente quando comincia ad andarsene all'estero. Signori, all'estero ci vai se hai un lavoro. Se sei licenziato, il tuo problema non è fare le vacanze all'estero e dico oddio, mi costa di più andare a prendere lo champagne a Parigi. Se sei licenziato, il tuo è un dramma che ti vivi a casa. Per cui attenzione, perché andiamo a camuffare quello che è l'unico aspetto concretamente negativo, no, di una svalutazione, vale a dire il prodotto estero ti costa di più, camuffandolo con delle situazioni tale per cui te disoccupato in ogni caso ti troverai a non doverti preoccupare di questo problema, perché col portafoglio vuoto il tuo potere d'acquisto va a zero. Dall'altra parte è ovvio che non ci sentono. Sei un paese creditore e quindi il paese creditore desidera essere ripagato in pieno del suo credito e con valuta pesante. Non li biasimi. Ma un creditore, mi spiace, non ha diritto assoluto. Un creditore si prende dei rischi nel momento stesso in cui presta del denaro. E non stiamo parlando di scorrettezze come loro fanno, perché forse non tutti sanno che quando della gente correttissima come gli olandesi, no, perché hanno una valuta importante e così via, ben pensato di nazionalizzare per esempio la loro quarta banca che si chiama SNS, cosa è successo l'anno scorso, gli obbligazionisti espropriati, chi aveva le obbligazioni di quella banca lì, quei titoli di quella banca lì, lì in Italia, depositati sul deposito titolo italiano, se l'è visti togliere. Non è fallita la banca, c'è ancora, semplicemente il Ministero del Tesoro olandese gliela ha prese e adesso sono sue. Siamo in causa, dovrebbero forse restituirle, ma intanto l'hanno fatta e sono passati 2 anni. Quindi, e tu creditore che hai pagato, che avevi queste obbligazioni, ti sei sentito pure della rampogna dal ministro olandese, perché dice dovevano sapere che era un investimento rischioso, c'era un tasso di interesse alto. Quindi quando lo fanno loro, no. E oltretutto si fa secondo le regole, perché il fatto che un paese possa riprendere la sua moneta, la sua valuta corrente, dovrebbe essere tenuto in conto da chiunque compri un qualsiasi titolo dell'Unione Europea. Perché non è che, ah, ma il fatto che non fossero garantiti dalla BCE dovevate saperlo, era una roba scritta in tutti i trattati, e il fatto che i titoli di Stato, per esempio, siano emessi sotto legge italiana e quindi comporta che devono essere ripagati in valuta corrente al momento, è una cosa che invece uno non poteva pensarci. Chi aveva un BTP emesso quando c'erano le lire, adesso è passato agli euro, e non è che viene ripagato in lire perché non si può cambiare. Quindi è una cosa perfettamente legale,
Non sto parlando di fare il pirata o cose. Quindi sono delle aspirazioni legittime quelle della Germania di spiumarci, ma non vedo perché noi dobbiamo andargli incontro, sapendo oltretutto che la Germania è il nostro principale concorrente commerciale, quindi non è un alleato, la Germania è un concorrente. Dei primi 5 settori dell'export italiano, in tutti e 5 il concorrente principale è la Germania. Quindi noi abbiamo dall'altra parte uno che ha tutto in tutto l'interesse a toglierci quanti più soldi possibile e a incenerire quanto più velocemente possibile la nostra impresa, la nostra industria, specialmente l'industria del nord Italia, che era suo concorrente storico. Facciamo quello che ci chiedono? Quindi, concludendo, a me non sembra che siano argomenti di fantascienza. A me non sembra che io sto parlando di magia nera o cose di questo tipo. Mi sembrano cose che abbiano una logica imbarazzante dal punto di vista economico. Stiamo parlando di primo anno, insomma una cosa del genere. Non sono lunghe equazioni che alla fine dimostrano che, perché, forse, teorie o cose di questo tipo. Primo anno. Per cui mi pare che sia una battaglia che vale la pena di combattere, più di tante altre cose che magari ci portano in piazza, ma che possono sì avere un appeal morale, ma che in realtà dall'altra parte non portano risultati su quello che è l'esistenza stessa del nostro Stato, perché poi dopo questo si porta con sé anche la distruzione della democrazia. Perché nel momento stesso in cui i nostri governi non possono fare nulla perché sono bloccati e vincolati da questi impegni decisi per convenienze altrui, scusate, ma è inutile votare, chi se ne frega? Cioè arrivi qui e dici, se non fai i compiti a casa, quindi vale a dire, se non fai quello che ti diciamo di fare noi, arriva la troica, Commissione Europea non eletti, Banca Centrale Europea non eletta, Fondo Monetario Internazionale non ne parliamo. O fai così o arriva uno senza nessuna legittimazione da parte di nessuno che ti costringe a fare così. Ma quanti morti ci sono? Quanta gente sta schiattando e quanta gente magari anche senza morire fisicamente muore dentro. Ma adesso voi siete giovani, ma la situazione di uno a cui arriva il capo ufficio responsabile, gli batte sulla spalla e gli dice che è licenziato e deve tornare a casa a spiegarglielo alla famiglia e sa che non c'è un altro posto di lavoro immediatamente da prendere, di questo tipo, vi rendete conto di che situazione è? Quando noi parliamo, scendiamo in piazza per delle guerre lontane, no? Cose di questo tipo, dove tante volte la guerra proprio militare con le armi sta diventando sempre più mirata, intelligente, no? Ogni tanto magari prendono per caso un obiettivo civile e viene fuori disastro perché hanno sbagliato, no? E così via, quindi in questo caso abbiamo una guerra economica dove invece non c'è nessun limite a quello che sta succedendo, nessun freno. Io così sento proprio un dovere morale di dover spiegare come siamo messi e perché. Mi rendo conto che purtroppo ci sono delle difficoltà incredibili, perché sono state messe in giro un sacco di bugie, un sacco di timori che sono analoghe per me a quelle che venivano diffuse nel Medioevo, non so, tipo, ah, ma se passi lo stretto di Gibilterra l'acqua cade giù, c'è il buco. Di gente che propaga falsità ne abbiamo viste in tutto il mondo, però quelli che veramente invece rimarranno nella storia sono Cristoforo Colombo. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio, dal mio punto di vista, ciascuno di noi, di avere la testa alta e non aver paura di sembrare eretici.
e sbugiardare direttamente come merita chiunque invece viene fuori con uno qualsiasi dei mille luoghi comuni che tendono a mantenere per non si sa quale tipo di convenienza o miopia lo status quo. Quindi un lavoro ce l'abbiamo tutti, anche se non avessimo quello effettivo, ma dire la verità. Adesso, per cercare di aiutare, io adesso ho provato a parlare con tutti i leader politici, ho trovato ascolto solo da Matteo Salvini, meglio di niente. Comunque, fatto sta che in ogni caso Matteo Salvini ci ha messo la faccia, ci ha messo i soldi e il partito, mi ha commissionato un libretto con tutte le domande più frequenti che possono essere rivolte possibilmente riguardo all'euro. Lo presentiamo sabato all'auditorium della provincia in via Corridoni, poi da lì sarà diffuso capillarmente in tutto. Abbiamo fatto un'anteprima a Firenze incredibile, perché in un posto dove ovviamente ostile, perché Firenze, potete immaginarvi, no? C'erano 400 persone in sala, no? Un grandissimo entusiasmo che mi fa molto piacere. All'auditorium della provincia sabato rischiamo di essere veramente tanti da quello che sta arrivando come tipo di adesione, cosa che infatti mi sa che poi dovrò calmarli un po', perché sennò vanno avanti e invadono Palazzo Marino. Sì, potremmo anche lasciarli fare, li aiziamo, no? No, visto Firenze siamo partiti, siamo andati a Palazzo Vecchio, no? Dato che ovviamente la manifestazione non era autorizzata, abbiamo fatto una passeggiata fino a Palazzo Vecchio in 300, no? Tra l'altro è bellissima, no? E così via, per cui poi dopo sarà scaricabile anche dal sito bastaeuro.org. È puramente divulgativo, è proprio cercando di fare una cosa che potesse essere letta anche da chiunque, casalinghe, impiegate, operai, così questo tipo non avessero alcuna conoscenza diretta come economia, e ci proviamo. Ma in generale tutte le forze, gruppi, associazioni o chi per esso che non libere, che possono in ogni caso impegnarsi in questa attività di divulgazione, sono tenute, secondo me, a farlo, perché non è di destra, non è di sinistra, non è nord, non è sud, non, nulla, è semplicemente una questione di libertà e democrazia. Secondo me libertà, democrazia e lavoro sono dei temi che non hanno nessun tipo di colore, nessun tipo di bandiera, per cui fate la vostra parte e ci conto. Grazie.